È notizia di queste ore che il TAR Veneto abbia respinto la richiesta avanzata dai commissari liquidatori della Banca Popolare di Vicenza di annullare il vincolo imposto dal Ministero dei Beni Culturali su Palazzo Thiene e su parte delle sue collezioni. Una buona notizia per la città di Vicenza, il vincolo pertinenziale voluto dal Ministero dei Beni Culturali per Palazzo Thiene ha retto l'urto del ricorso presentato dai liquidatori di Banca Popolare di Vicenza, che ne chiedevano l'annullamento, mettendo di fatto a rischio vendita, dispersione, le opere all'interno e il palazzo stesso. Rete Veneta fin da subito ha lanciato il grido d'allarme, dando vita ad una vera e propria campagna di sensibilizzazione affinché il palazzo realizzato a Palladio e le sue opere diventassero un museo di Stato. Alla quale hanno risposto favorevolmente autorità cittadine, politici e il mondo della cultura. Oggi il TAR del Veneto, con la sua sentenza, fa proprio l'assioma che Palazzo Thiene e le sue opere costituiscono un'importante testimonianza della civiltà veneta da considerarsi un unicum inscindibile. Cosa peraltro che già la banca a suo tempo, proprio nel suo sito, presentava come tale. Insomma, Palazzo Thiene, i dipinti e le collezioni sono salve? Sembrerebbe, ma non è ancora detto, tanto che l'onorevole Zanettin è pronto con un'interpellanza. Non possiamo stare del tutto tranquilli perché evidentemente i commissari liquidatori ora possono fare anche appello al Consiglio di Stato e la sentenza può essere ribaltata. Per questo, nelle prossime ore presenterò un'interpellanza al Ministro dei Beni Culturali perché gli si attivi affinché i commissari liquidatori della Banca Popolare, che ricordiamolo sono di nomina governativa, quantomeno facciano acquiescenza e non impugnino la sentenza.